Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, LegoAste90, e quest'oggi fisseremo insieme per tutto il tempo questa scatola di cartone, ma anche no, dai, quest'oggi vi parlo del case della Bitphoenix nel modello Prodigy. Eccolo qua, salta subito all'occhio il manuale che posso dirvi può essere piuttosto utile, perché questo è un case, diciamo, dinamico, un case che può offrire varie soluzioni tecniche a seconda dei componenti che andremo a installare. Pertanto il manuale, devo dire, potrebbe esservi utile. Però è un case che, diciamo, non trovate proprio da tutte le parti, è un po' difficile, tra virgolette, da reperire. Nonostante ciò, in Italia c'è il sito draco.it, penso che conosciate, un sito abbastanza grosso di hardware, che presenta i case della Bitphoenix e non solo, nel proprio catalogo. Quindi se aveste desiderio di prenderlo, sul sito di draco.it potrete trovare questo case alla cifra di circa 80 euro super giù. In ogni caso, eccolo qui nella sua meravigliosa tonalità verde pisello acceso fluo Hulk. Sì, è così il colore, si chiama verde pisello acceso fluo Hulk. Tutto, e questa è la versione comunque abbreviata, l'integrale ve la risparmio. No, comunque, in case è presente, è possibile acquistarlo in diverse tonalità: bianco, nero, rosso, arancione, blu, verde. E penso di averle dette tutte. In ogni caso, sul sito della Bitphoenix lascio il link in descrizione, ma sì, magari anche la pagina Facebook, tutti i link in descrizione utili, poco pagina Facebook di chiunque, potrete trovare anche gli altri case nelle altre colorazioni e magari anche case che non siano il Prodigy se voleste cercare altro. Allora, andiamo quindi a parlare di questo case, un case anche un po' particolare, con questo logo della Bitphoenix sulla parte frontale, perché è davvero molto compatto, molto piccolo. Parliamo delle dimensioni, le dimensioni contano e il Prodigy non può vantarsi di essere molto grande. No, vabbè. Le dimensioni sono 25x30x40, quindi un case piuttosto compatto, per questo motivo non potremo inserire all'interno di questo determinati elementi, ma ne parliamo dopo. Prima parliamo di questa griglia superiore, molto facile da rimuovere, dove è possibile inserire delle ventole e eventualmente anche un dissipatore liquido con radiatore, però dovremo sacrificare la presenza del lettore disco, dei DVD, eccetera eccetera. L'accensione si trova sulla parte laterale insieme al jack audio e le prese USB 3.0, due prese USB, tasto power, tasto reset, poste sul lato destro, insomma, cioè destro. Abbastanza inusuale questa soluzione, ma comunque è molto carina, anche un po' nascosta, lasciando molto pulito la parte frontale di questo case dal design sicuramente intrigante. Andiamo dentro, penetriamo nel case, no, penetriamo non è una bel termine, entriamo, esploriamo il case, esploriamo è più giusto, ecco, il case, vediamo, uno spazio piuttosto ridotto. Ma questo ne parliamo dopo. Qui vediamo un po' di viti, le mitiche viti per fissare qualsiasi cosa all'interno del nostro case, e anche un utilissimo adattatore per l'USB 3.0. Nel caso in cui la nostra scheda madre non supportasse l'USB 3.0, grazie a questo adattatore potremo comunque sfruttare le porte sul pannello frontale, in questo caso laterale. Qui i supporti per gli hard disk e una soluzione interessante, la possibilità di poter rimuovere tutto questo blocco. Questo perché nel caso in cui installassimo una scheda video di lunghe dimensioni, dovremo rimuovere questo blocco per farla stare, perché proprio dovremo posizionarla, come possiamo capire in questa parte sinistra ci sarà la scheda madre mini ATX, mini ricordo, non una normale ATX, e la scheda video sarà posizionata verticalmente per l'intera lunghezza del case che presenta anche già integrate due ventole. Quindi la scheda ATX, mini ATX, si trova subito sopra l'alimentatore che troviamo subito all'alloggiamento lì sotto, dove è possibile anche rimuovere questo filtro per pulirlo ogni qualvolta vi sia bisogno. Comunque lo spazio all'interno del case è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Qui vediamo il retro, la porta sia per l'alimentatore, per la scheda video, che per le uscite della scheda madre. Che dire, il case è estremamente compatto, certamente dovrete fare attenzione nel caso in cui desiderasse questo case, ricordarvi di procurarvi una scheda mini ATX, quindi una scheda madre, le cui dimensioni sono diciamo circa la metà, comunque ridotte rispetto a una scheda madre ATX normale. Questo però vi permetterà comunque di riuscire a installare qualsiasi componente, sia un dissipatore per il vostro processore, una scheda video come vi ho detto in posizione verticale, che occuperà l'intera lunghezza del nostro case, se volessimo una scheda video come, che ne so, una GTX 660 piuttosto di una AT7990, ecco, ci saranno tranquillamente all'interno del nostro case. Volevo anche dirvi questo, perché è importante pensare, un case piccolo ma ci sta davvero tutto. Dovremo solamente fare attenzione, l'unica accortezza è la scheda madre. Quindi ragazzi, questo è tutto per questo case che vi ho mostrato, un case un po' diverso, io personalmente non conoscevo la Bitphoenix fino a poco tempo fa, ed eccoci qua per mostrarvi qualcosa di diverso.
diverso. Spero che vi sia piaciuto. Cosa ne pensate di questo case, di questa colorazione? Non lo so, ditemi voi qua sotto nei commenti. Nel mentre io vi ringrazio per la vostra gentile attenzione. Se aveste apprezzato questo video, perché non lasciare un like? Perché noi ci ribecchiamo prossimamente e questa non è una buona motivazione, ma direi che è tutto. Ciao ragazzi!